Uè là ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci di nuovo qui oggi con Electrician Simulator. È stata rilasciata una nuova versione, infatti andremo a vedere anche Smart Device. Se non vado errato, mi sa che dovrebbe essere la versione 1.8.3. Ripartiamo di nuovo, ragazzi, da zero, quindi da capo. E quindi sarà una nuova serie con questo nuovo tipo di aggiornamento. Quindi andiamo subito con una nuova partita. Grazie per essere venuto. Vedo che sei pronto a iniziare il tuo viaggio come vero elettricista, eh? Ottimo, per ora ho bisogno di aiuto per alcuni piccoli lavori nelle case dei nostri clienti abituali. Hai bisogno di una presentazione prima? Ok, al lavoro. Dunque, allora abbiamo, vedi alcuni vecchi articoli, trova gli occhiali VR, lavori e mansioni, perfetto, nell'angolo in alto a sinistra. Ok, quindi dobbiamo togliere praticamente tutta quanta la spazzatura. Abbiamo in alto la bussola. Abbiamo in alto a destra i nostri money con l'orario e anche le varie reputazioni. Ok, dai, allora ragazzi, iniziamo sperando che non mi lagga troppo. Anche perché, ragazzi, onestamente questo gioco non l'hanno ancora rilasciato in fase completa. Quindi qui la porta di casa nostra è chiusa, abbiamo solamente il nostro garage, le luci, insomma. Possiamo fare qualsiasi cosa, però come detto ragazzi non hanno ancora rilasciato la versione completa. E quindi, allora iniziamo a gettare via tutto. A posto. Gli occhiali li abbiamo trovati. Allora, compiti, vai al portatile, accetto un lavoro. Eccoci qua. Dunque, allora, vediamo un po'. Aiutare le persone è il tuo forte, vero? Questo logo significa che per riparare l'elettronica delle persone è la tua missione. Ti piacciono i fili, eh? Se sogni i cavi ogni giorno, questo luogo è perfetto per te. Basta guardare questa presa. Non lo so, io direi quasi quasi con questo. Passo successivo, nome della società. Allora, ragazzi, andremo a chiamarla SRL a casa mia. Conferma. Allora, negozio e posta in arrivo, conferma. Dunque, allora, posta in arrivo 0, eccone qua un primo. Allora, uno dei compiti più elementari è cambiare le lampadine. I clienti non amano farlo da soli, beh, certamente. Dunque, allora, questo qua naturalmente è il certificato per poter cambiare, come detto, le lampadine. Dunque, accetta. Congratulazioni, ecco la tua prima missione di realtà virtuale. Completa alcuni semplici compiti per ricevere un certificato che ci autorizza ad accettare i nostri primi lavori elettrici. Quindi, accettato. Togliti da qua, prendi il VR, no, aspetta, prendi il VR e damose. Iniziamo a vedere qui quello che c'è da fare. Allora, lampadine e interruttori. Uno dei compiti più elementari è quello di cambiare le lampadine. Questo qui già l'avevamo letto. Dunque, allora, ottenere il certificato. Raccogli i materiali necessari che sono la lampadina e il cacciavite. Perfetto. Dunque, allora, spegnere il fusibile. Allora, scatola dei fusibili, questi sono i fusibili, è possibile accenderli o spegnerli. Ok, ricorda che il colore rosso significa che il fusibile è acceso. Ok, perfetto. Quindi basta staccare quello principale e si dovrebbero staccare tutti quanti. Cambia le lampadine. Ora, non so quale... non so... Allora, abilita il sistema. Questo qua l'accendi. Questo qua anche. Ok, perfetto. Dunque, allora, ragazzi, abbiamo abilitato praticamente tutto in modo da andare a vedere i cavi dove vanno e cercare quantomeno di capire dove dobbiamo mettere le nostre manine sante. Dunque, allora, vista avanzata. Questa qua dovrebbe essere quella buona. Credo forse di sì. Mi sa che me le devo controllare tutte. Ah no, ok, sostituzione della lampadina, va bene. Perfetto, abbiamo messo quella nuova. Riparare l'interruttore singolo. L'interruttore doppio, che è questo. Dunque, allora, vediamo un attimino. Dammi il cacciavite, iniziamo a togliere. Ricorda, quando lavori con l'elettricità, spegni prima il fusibile. Sì, lo so, non ti preoccupare. Allora, questo qua mo praticamente ci fa vedere come funziona. Andiamo avanti. E basta collegare i fili. Perfetto. Dunque, allora togli.
Vai. Togli tutto, togli pure qui e togli pure questo. Dunque, allora andiamo con questo e andiamo con questo. L1 lo colleghi qua ed L3 lo colleghi qua. A vita e a vita, perfetto. Chiudi, chiudi, rimetti le viti e metti questo qua. Ripara l'interruttore doppio, che è questo qua. Ok. Allora, l'interruttore doppio naturalmente è più o meno come il principale, diciamo come quello singolo. Basta togliere questi. Dai, è così. Togli, togli. Allora, questo qui è quello sbagliato. Quindi, togli, perfetto. Togli anche questo perché uno lo mettiamo qui e un altro lo mettiamo qui. Mentre invece L1, no, aspetta, L1, ridagliela, lo piazziamo qua, perfetto, vai, ridagliela, a vita, scusate, a vita, vai 1 e 2, accendere tutte le lampadine, 0 di 4, accendi, ecco qui la corrente che cammina, 2, 3, e 4 a posto. Livello completato, Damose. Sì. Comunque, ragazzi, non ci paga, ma l'importante è che comunque ci dà il conto, o meglio, il certificato, e ci dà comunque anche il nostro i nostri punti esperienza. Perfetto, quindi 20, 20, 20. Ok, 140 a posto. Dunque, allora vediamo un attimino. Abbiamo un po' di email. Sì, perfetto. Volevo accendere la luce sopra lo specchio del mio bagno e non è successo nulla. Non sono più una gallina dalle uova d'oro e arrendersi al buio sarebbe difficile anche per un uomo all'apice della carriera. Spero che riparare l'interruttore della luce non sia un problema. Non sono molto ricco e non posso offrire molto per questo lavoro, ma spero che tu possa aiutarmi comunque. Dunque, allora mi danno un paio di lampadine, o meglio, una lampadina e un cacciavite. Servizio annunci. Questo qua è lo shop. Allora, vediamo un po'. Strumenti sono rimasti praticamente sempre gli stessi. Le luci sono rimaste anche più o meno le stesse. Sì, perché abbiamo quelle di Natale, quelle di Halloween. Mentre invece potenza abbiamo tutto quanto questo. Intelligente. Perché se non vado errato mi sa che ci dovrebbe essere anche un tutorial per questo. Varie, vendita, ok, perfetto, posta. Allora, articoli suggeriti, questi. Aggiungi al carrello. Mago no, aspetta. Dov'è? Questo, questo. I nostri soldi dov'è che sono 200? Vabbè, dai, acquista tutto, perfetto, posta, accetta. Ci ha detto prima lavori in fondo almeno. Vabbè, comunque, Damose va. Ci abbiamo la roba in mano qua. Damose. Ah, ok. La tua casa. Entra nella tua casa. Forse non è arredata al meglio, ma arredare una casa non è un lavoro da elettricisti, no? È un luogo in cui ci puoi mettere. In cui puoi mettere alla prova i tuoi dispositivi elettrici. Ah, perfetto. Quindi ragazzi, qui ci faremo un mega mega impianto elettrico. Non so se hanno aggiunto anche la possibilità di poter fare un piccolo impianto elettrico direttamente qui in garage, però poi dopo ragazzi andremo a vederlo. Dunque, allora controlla le lampadine. Ok, perfetto. Allora innanzitutto stacchiamo questo, quindi non c'è più corrente, questo qua è il bagno. Allora, vediamo un po', questa qua è rotta, quindi mi piazzi questa qui e ok. Sicuramente non sarà nemmeno attaccata, quindi vai. E infatti, dunque allora 1 e 2, perfetto, L1 qui sotto e a vita. Ok, a vita pure questo, chiudi, chiudi, riavvita tutto. E stiamo a posto. Tanto comunque ragazzi, questo signore qua ci richiamerà un'altra volta perché poi dopo gli dobbiamo montare un altro tipo di lampadina. E luce fu. E luce fu. Dunque allora. No, vabbè, questo qua, il dispositivo dell'accoppiamento wireless lo teniamo comunque attivo. Perché
Naturalmente, ragazzi, ci fa vedere dove dobbiamo mettere le mani. Quindi, quanto ci ha pagato? Ci ha pagato quanto? 120 dollari. Oddio, 120 dollari per togliere, mettere e attaccare due fili. E vabbè, secondo me mi sembra un po' troppo. Comunque, allora, l'inventario è questa qua. Allora, rimuovi. Ok, comunque ragazzi non ci pagano. Un'altra cosa ragazzi, mi raccomando come sempre like e condividete, mi raccomando cosa molto importante. Dunque allora la batteria è morta, signore dell'inferno, ho trovato questa vecchia console a casa di mio nonno, volevo giocarci ma il controller non funziona, puoi aiutarmi? Mio padre mi ha detto che il burro del controller è sbagliato, puoi aggiustarlo signore? Non ho soldi quindi non posso darti nulla, ma per favore aiutami, voglio giocare a qualche gioco. E vabbè, comunque, visto e considerato che ragazzi, sto coso qua, il burro del controller è sbagliato. No, lascia stare, ma anche no, ma anche no. Allora, andiamo qui con il prossimo VR. Ale, perfetto. Vediamo un po', ragazzi, che cosa c'è da fare qua. Allora, prese e cavi. Il prossimo compito è l'interazione con le prese e la loro riparazione. È possibile collegare apparecchi cablati e prese funzionanti? Presto ripara alcune prese e osserva come può essere bello inserire le spine. Ok, va bene. Allora, dammi questo qui. Dunque, allora, ottenere il certificato. Innanzitutto spegni tutto. Ripara la presa singola. Quindi presa singola. È questa, allora vista. Vabbè, comunque il tutorial, ragazzi, è sempre questo. Nulla di cui preoccuparsi. Allora, questo e questi sono sbagliati. Naturalmente, ragazzi, poi dopo anche noi avremo dei cacciaviti molto più cazzuti. Allora, la messa a terra va al centro, mentre invece è neutro ed L1, uno a destra e uno a sinistra. Chiudi, ok, perfetto. Allora, questo qui l'abbiamo fatta, la presa doppia, eccola qui. Dunque, vediamo un po' qui che cosa hanno combinato. Togli, togli, togli e togli. Ah no, questa qui non è proprio stato inserito nulla. Allora, questo qui, neutro, qui a sinistra, questo qui a destra. E ok. Chiudi, chiudi, a vita, e chiudi pure questo qua. Test della presa singola. Allora, test della presa singola. Allora, collegare prima il cavo. Allora, aspetta un po'. Questo con questo. Testare la presa doppia. L'altro qui, vabbè, ho capito, lascia fare. Mentre invece, questo qui, qui. Va bene, perfetto. Sinistra VR, vabbè, aspetta, mi sa che si poteva. Ah, si potevano anche cambiare i canali. Veramente molto interessante questa cosa qui. Però TV 75 pollici a sospensione. Ok, damose prima che mi ci beccano il video per copyright. Non so, ragazzi, quanti lavori ci siano. Allora, 200 punti esperienza, 100% 0 dollari, vabbè, comunque lascia fare. Allora, salva la partita, perfetto, vai. Dunque, allora, controller burroso morto, perfetto. Queste prese vanno bene, ecco, infatti, come vi avevo accennato prima, il signore si rifà vivo. Riparare le prese di corrente, illuminare il portabiancheria. Allora, aspettate, ma noi che cos'è che abbiamo nell'inventario? Abbiamo praticamente tutto? Sì. Allora, vediamo un po' questo qui. Dopodiché questo e questo. Perfetto. Quindi accetta. E damose. Andiamo a lavorare, signori. Tanto il cacciavitino ce l'abbiamo. Non è quello il problema. Allora, innanzitutto rispegni di nuovo. No. La corrente, occhio, ammazza che freeze, ridagliela. Allora,
Illuminazione, anzi, illuminare il portabiancheria. Che è successo qua? Riparare la presa della corrente, che sicuramente sarà questa. Fatemi dare un'occhiata, va. Allora, aspetta, svita, togli. E infatti. Ma come te vi è in mente, dico io. Ho capito che c'hai più di 80-90 anni, però ste cose non si fanno. Lascia fare a chi di dovere, no? Che cos'è? Comunque, vai, chiudi, vai qui, metti questa e ok. Dunque, allora, aspetta, dammi questa qui. Mettila qua. Collegare e accendere la lampada. Aspetta, ma c'è la lampadina però? Aspettate un po'. Ok. Trovare una lampada ultravioletta. E che ne so mo io? Non è che mo posso andare a rovistare in casa. Che ne so mo io? Aspetta. Qua niente. La lavatrice niente. Aspetta, va. Ah, ok, perfetto, ottimo. Quindi qua c'è anche un computer. Ma guarda questo qua dove cavolo è andato ad imboscare sta roba. Pensa tu. Allora, spegni. Dai, è così. Togli questa. E metti questa. Collega la lampadina. Ritorno in ufficio. A posto. Ciao, caro. È stato un piacere. Arrivederci. Allora, luce nel bagno di nuovo. Lavoro completato. Cavolo, non ho visto quanto cavolo ci aveva dato. Vabbè, comunque salva. Ok. E niente, ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Togli di mezzo questa. Ok. Allora, vediamo un po', ragazzi. Qualche altro lavoretto. Questo qui. Queste prese vanno bene? E che ne so io? Allora, articoli suggeriti soltanto questo qui? Va bene, accetta. Allora, controllare le prese accanto al supporto TV. Innanzitutto andiamo a staccare tutto. Perfetto. Allora, questo qua dov'è che porta? Questo qua porta qua. Ah, porta direttamente qua questo. Che dovrebbe essere? Aspetta. Ma non c'è luce qua. Vabbè, comunque. Stacca tutto. Allora, controllare la presa accanto al supporto TV. Quindi dovrebbe essere questa. Fammi vedere. Apri, togli. E infatti non è. No, aspetta, non è neanche collegata. Lo facciamo adesso. Allora, messa a terra, neutro ed L1. A vita e a vita. Chiudi, metti a vita e rimetti la placchetta. E fin qua, ragazzi, ci siamo. Aspetta. Allora, controllare se le prese funzionano. Quindi, aspetta un po'. Allora, le prese funzionano, quindi dammi questa. Metti qua. Ok. Controllare la doppia presa in camera da letto. Doppia presa, che è questa. Perfetto, però non va. Togli una e due. Sicuramente non sarà messa bene. Infatti non è neanche collegata. Quindi togli, togli. Messa a terra. Neutro e L1 è a posto. Vai. Sì, ragazzi, non vi preoccupate perché poi dopo andremo ad acquistare un po' di attrezzini un po' più veloci. Perché questi qua sono quelli standard. No, aspetta, metti qua. Alzati. Appiccia tutto. Ritorno in ufficio. Ok, quindi questa funziona. Questa funziona. Arrivederci, signora. Arrivederci. È stato un piacere conoscerla. Dunque, allora, quanto ci hanno dato? Vediamo un attimino. 190 punti esperienza, 150. Oddio, 150 sono pure onesti. Quindi. Vediamo un po', ragazzi, se abbiamo un po' di servizio annunci. Ottenere 4 certificati per accedere al servizio pubblicitario. Allora, cacciavite a croce medio. Medio, però questo qui è quello veloce. Quindi acquista. Ok. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a togliere questo.
E ok, questo me lo sposti qua e stiamo a posto. Dopodiché, vediamo un po'. Tutto strumenti, luci. Allora, ragazzi, sicuramente, come detto, andremo anche con un piccolo impiantino direttamente dentro casa nostra. Potenza. Allora, questi qua non sono ancora bloccati. Cavo, intelligente, varie. Luci. Allora, aspetta un attimo. Possiamo, anzi, o meglio, posso vedere una cosa? No, bianca. Vabbè, comunque lascia fare, va. Volevo vedere un po' di cose. Eccolo qua, numero 3. Finalmente, signori, ci danno da fare con i cavi, eh. Quindi mi raccomando, i cavi, cosa molto importante. Allora, cablaggio nelle pareti. È arrivato il momento di fare qualcosa di assolutamente super stupefacente, anche se gli altri insegnanti mi proibiscono di usare questo linguaggio. Infatti, è il momento di collegare gli elementi separati dell'installazione con i fili. Ok, va bene. Quindi avanti. Sì, ok, mica friggerti, vero? Appunto. Seleziona il rilevamento dei cavi. Sì, vabbè, questa qua già la so. Dunque, allora, questo, no, e niente, è questo, ma accendi, disabilita, accendi, ok, dunque, allora dammi questo, dammi anche questo qui, e ci, oh, ecco qua, finalmente, dunque, allora, fissare gli interruttori 0 di 4, quindi, innanzitutto, dammi il cavo. Allora, questo qui è quello principale, quindi noi facciamo in questo modo. Allora, posizione il punto del cavo, quindi con R andiamo a metterlo un po' più dritto il cavo. Ok, allora questo qui è alla corrente. No, aspettate. Questo, niente. Questo direttamente qui, questo direttamente qui, quello alla corrente, questo qui naturalmente alla corrente qui, e questo direttamente qui alla corrente, giusto? Dovrebbe essere giusto. Perché se io questo qui lo vorrei portare direttamente qui e questa qui la faccio arrivare direttamente qua sotto. Ora vediamo un po' se tutte quante le mie teorie, scusate, sono giuste. Ok, apri. Allora togli uno e togli due. Perfetto. Vai qua. Beh, qui è uno, è andato. Non vado a mettere la placchetta perché se c'è da smontare, lo devo smontare assolutamente. Allora, uno e due. Ah, cavolo, qua i cavi? No, eh? Ah, cavolo, è vero, scusate. No. Allora, c'è qualcosa che non va, scusate. Ah cavolo, questa qua è collegata, è vero. Però scusate, no? Allora, se io vorrei prendere corrente di qua e addirittura me la posso portare pure qua sul secondo di questo, quello è collegato, questo è collegato e stiamo a posto. Quindi dovrebbe essere tutto quanto fatto per benino, spero. No, attaccalo e dai, dammi sto coso. Uno e due, chiudi e stiamo a posto. Il terzo, allora aspetta, apri. Ok, e questo è fatto. Andiamo anche qui. Eh sì, ragazzi, purtroppo è un po' da capire, però comunque
È sempre un'ottima cosa perché comunque sia impari anche a fare l'elettricista. Ok, vai. Ok, ottimo. Allora, collego gli interruttori, vediamo un po'. Oh, guarda qua, mazza che figata. Damose, damose. Abbiamo già fatto troppi troppi danni. Allora, SRL a casa mia, perfetto, ottimo, Damose. Allora, vediamo un po', ragazzi. Questo qui è sempre il bambino che ha il controller burroso morto. Qualcosa non va nel mio garage. Ok, togliete le luci. Dunque, allora, servizio annunci, questo qui è il quarto. Allora, ragazzi, vediamo un po', facciamoci prima questo qui. Allora, 20 di cavo, possiamo fare anche, non lo so, vediamo un po', una quarantina di metri. E non lo so, facciamo anche una sessantina. Perfetto. Quindi aggiungi questo e questo. A posto, $250 e te passa la pa... Cavolo! Ah no, 10, sì. 50, ok, perfetto. Allora, questo me lo metti qua. Questo me lo metti qua e damosi a lavorare. No, non ho accettato il lavoro, scusate. No! E niente, vabbè. Accetta questo, va. Sì, mo c'è il controller del ragazzino là, ma lasciatelo fare. Lasciate fare il ragazzino. Allora, togli. Dunque, allora, vediamo un po'. Stacca tutto. Abbiamo una torcia? Sì, ok. Allora, dunque, vediamo un po'. Cambiare la lampadina rossa con una bianca. Allora, quella bianca noi ce l'abbiamo ed è questa. Quindi. Scusate, ma non era questa la lampadina da cambiare? Non lo so. No, aspetta. Qual è la lampadina da cambiare, buon uomo? Mi scusi? Di che? Ah no, è questa qua davanti, scusate. Allora vai, togli questa e metti quella bianca e stiamo a posto. Ma che cacchio hai fatto? Ma mi... niente, mi sa che ha confuso. Ma che cacchio de pirla che... ma no, ma questa qua è bianca, scusate. Madonna mia, mo iniziano a partire i porchi. Togli sta roba. Questa qui me la metti qua e questa qui bianca me la passi qua. E che cacchio? Monta questa cosa, mamma mia, ammazza. Oh, santo Dio. Però, questi qua mo sono scollegati? Già. Ah no, aspetta, questi qua sono collegati. Questo qua arriva qua, arriva qua. E passa qui. Collegare la presa di corrente all'alimentazione, che dovrebbe essere questa. Non va? Non funziona? Direi proprio di no. Allora, togli, dammi il cacciavite. Allora, sicuramente qua c'è qualcosa che non va. E infatti non ci sono i cavi. Allora, vediamo un po' i cavi. Dammene qui. Dunque, allora, visto e considerato che non ci sono i cavi. Ah, ok, dai, allora abbiamo fatto più del nostro dovere. Quindi abbiamo collegato i cavi. Adesso basta aprire tutto ed inserire tutto. Ok, avvita, avvita e avvita. Ok, metti qua, metti qui e metti questa. Dopodiché mi dai la presa, dove andate a finire? Eccola qui. Tacchete. E appiccia tutto. Accendi la radio. E damose. Ciao caro, porta chiusa. Pure, ma hanno pure chiuso dentro. E ok, dai ragazzi, allora, vediamo un po' quanto mi hanno dato. 140. Ok, diciamo che abbiamo recuperato. Che è successo qua dentro, mo? Non c'è più corrente. Ma serio? Ma non c'è più corrente? Non abbiamo più corrente? Ma seriamente? No! Vabbè, questo qua è il tutorial di come si smontano ste cose. Però ragazzi, mi sa che non abbiamo più corrente qua dentro. E come famo? Scusate,
Ma veramente? E quindi allora evidentemente è possibile fare anche qui un piccolo impiantino elettrico? Sicuramente sì. Comunque ragazzi, comunque allora, togliete le luci. Va bene, dopo le facciamo. Allora, aspetta. Vediamo un po' potenza, mi hanno sbloccato il cavo più la ciabatta, luci. Va bene dai ragazzi, allora io direi che per questo primo episodio della serie di Electrician Simulator è tutto. Suggerimi che è successo? Anzi no, aspettate, va, facciamo così, va, andiamoci a fare questo qua, va. E acquista tutto. E vabbè, comunque. Allora, dai di svidol, dai di cacciavitino, togli, aspetta, gira, togli qua, togli questo. Vai, vai, togli, togli, togli. E ok. Dunque, allora, vediamo un po'. Stato buono, buono, buono. Ispezione, questo qui è rotto, bene. E vabbè, sostituisci, va, 6 dollari, comunque. Allora, suggerimento, vediamo un po', ritorno, suggerimento, il montaggio. Ma sicuro che lo stiamo montando? Oddio, non lo so. Comunque, ci si prova, ragazzi, e ci si prova. Ah, sì, lo stiamo montando, dai. 1, 2, 3 e 4. Ah, guarda qua. Invia un oggetto. Invia l'articolo. 20 dollari. Comunque sono sempre soldi. E niente, ragazzi. Dai, allora io direi che per questo sensore nel mio bagno. Problema calcistico. Questo qui mi sa che me lo ricordo. Mi sa, eh? Mi sa. Comunque ragazzi, comunque, allora, arrivati a questo punto io direi di concludere qui questo primo episodio della serie di Electrician Simulator. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. E mi raccomando, vi invito a lasciare un like e a condividere. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina, ma la cosa molto più importante, like e condividete. Mi raccomando ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi! Thank you.